Provate a pensare al Monte Everest. Ora dividetelo per due ed avrete idea della grandezza dell'asteroide che il prossimo 29 aprile 2020 sfiorerà il nostro pianeta. È stata la NASA a comunicarlo. Beh, riguardo alla grandezza è difficile avere certezza. Gli scienziati, infatti, ne stimano il diametro tra gli 1,8 ed i 4,1 chilometri, ed altri dicono che potrebbe essere grande come il Monte Bianco. Come detto, ci passerà vicino il 29 aprile alle ore 9:56 GMT. A noi uomini di mondo, la distanza di 3,9 milioni di chilometri potrebbe sembrare tanta, ma per la NASA, invece, si tratta di una distanza molto ravvicinata. Ovviamente ragionando in termini astronomici. Altre fonti che ho consultato parlano addirittura di una distanza di 6 milioni di chilometri. Tuttavia, nonostante queste distanze, l'asteroide fa parte di quella classe di corpi celesti classificati come potenzialmente pericolosi. Niente paura, le possibilità che tale corpo celeste impatti col nostro pianeta sono più che remote, a quanto dicono gli studiosi. Il suo nome è asteroide 1998 OR2, il suo codice 52768 ed attualmente si sta spostando alla velocità di 8 km al secondo. Da quanto ho letto, sarà anche possibile osservarlo dall'Italia tramite l'ausilio di un semplice binocolo alle ore 10:56 del mattino. Non so come si potrà vedere a quell'ora del giorno con la luce del sole, ma ci proverò. In quel momento, l'ammasso roccioso sarà distante da noi qualcosa come la nostra distanza media dalla Luna moltiplicata per 16. Beh, in questi periodi alzare ogni tanto gli occhi al cielo non può che farci bene, sempre sperando che tali oggetti rimangano lì. Bene, ti ringrazio per avermi seguito sin qui. Se il video ti è piaciuto, ti invito a dare un'occhiata alla playlist dedicata all'astronomia ed ai misteri dell'universo e a quella dedicata alla Luna. Un saluto grande come la massa del pianeta Terra da Lucoral.